Siamo all'interno di un padiglione in un manicomio abbandonato. Proviamo a fare un'indagine per vedere se riscontriamo qualcosa. C'è qualcuno? Fate illuminare i nostri strumenti. Aria gelida adesso. Non Sì, aria gelida, sì. sta sulla mano. Anche io lo so. Sì. Sappiamo che non siamo soli. Provate a interagire. Siamo persone che sono qua per visitare questo luogo che ormai è abbandonato da tantissimi anni. Voi ovviamente non ci siete più. Chiunque era qua ormai è morto. Manifestate per favore. Questo è il reparto giudiziario, ragazzi, dove erano internati tantissimi pazienti, tantissimi, oltre 500 persone. Grande, questo sì. Questo, scherzi, ma scherzi. Provate a parlare. Diteci qualcosa. Ma c'è qualcuno attorno a me, eh? Fermi, fermi, fermi tutti, fermi tutti. Provate Qualcuno si ricorda di me, eh? Me lo può dire attraverso la telecamera, con la sua voce? Sappiamo che all'interno di questo luogo molti di voi hanno perso la vita e hanno sofferto tanti. Noi siamo a conoscenza della storia che c'è dietro questo luogo. Sappiamo chi ci ha vissuto, diciamo. Sappiamo chi ci è morto. E c'è la storia in particolare di un paziente. Siamo qui per capire se in questo luogo qualcuno di voi è ancora qua. La vostra anima. Fatecelo capire. Utilizzate i nostri strumenti. Le scale che portano sopra, ovviamente è tutto molto pericoloso, non è possibile accederci, insomma, molto rischioso. C'è qualcuno qua? Ci fate capire dove siete in questo momento? Puoi anche non usare gli strumenti che abbiamo in mano. L'importante è che usi un modo tuo per manifestarti, per farci capire che ci sei. Anche se adesso fisicamente non ti sentiamo, non possiamo sentirti. Con quello strumento che ha in mano il ragazzo, la telecamera, mi può far vedere oppure far sentire la vostra voce. Parlate, se siete qua attorno a noi. Che aria fredda. Che aria fredda. Madonna. Adesso ci sono dei vicelli, praticamente nell'ala in cui ci sono vicelli di isolamento,
Dove siete? Nelle vostre stanze o siete fuori? Sa che ha catturato un orso. Un orbo? Forse. Non so, potrebbe essere anche la polvere, eh. Sì, anche nei video prima. Però era tondo. Ci sta, eh. Cioè, ho visto sfuggito, mi sembrano sì. Sai, lontano così, insomma, polvere non è che la becchi facilmente. Se davanti alla telecamera ci sta, ma lontananza così. Mi sembrava, poi non lo so, eh. Vorremmo capire se siete dentro all'interno, cioè se siete all'interno della struttura o siete fuori. Dov'è che siete? Oh, gli strumenti sono illuminati, eh? Giuro. Tutte e due? Mi pare di sì. C'è qualcuno? Me lo fai illuminare lo strumento in mano, per favore? Mi è sembrato di sfuggita che si fossero tutti e due illuminati più o meno. Porca miseria! Boh! Ora sì, eh! Boh, guarda lì! Ho sentito! Visto che avevo detto, siete qua? Porca miseria! Catturato! Qui dove c'erano le stanze? Isolamento! Comunque ci avviciniamo al punto in cui si sentì quella cosa da fuori. Tu vieni da qua dentro. Questa è chiusa? Sì. Cosa c'è dentro? C'è qui? Siete nelle vostre stanze? Queste qua? Guarda, vi lascio uno strumento qua per te. Avvicinatemi. Adesso. Spingi, tanto questo. Il registratore metti? Siamo nel corridoio con le celle di isolamento. Se c'è qualcuno qui con me, qui con noi, che ci può ascoltare, metto questo strumento qua nella stanza. Prova a parlare. O provate a parlare chiunque è qui. Ti lascio lo spazio tuo, nel lontano, e prova a manifestarti. Silenzio. Devi parlare attraverso lo strumento che è là. L'hai già levato? Sì. Siamo nel corridoio con le celle di isolamento.
se c'è qualcuno qui con me, qui con noi, che ci può ascoltare, mettono questo strumento qua nella stanza. Provo a parlare. Ho provato a parlare chiunque è qui. Ti lascio lo spazio, provo a manifestarti. Parlare attraverso uno strumento dell'acqua. Secondo me c'è qualcuno qui. Ci vedo uno. Cane d'Eva. Oh, oh, oh. Porca miseria. Guarda lì. Su tutte le stesse frequenze, è difficile. Accendi il registratore. Oh. Vieni fuori con noi? Porca miseria. Porca miseria. Però di più quello. Andiamo fuori. Stai guardando? Oh, prima non c'era illuminato. No, è vero. Però bimbi, io non sento più freddo. Buono, anche io. Passiamo praticamente nel cortile interno del reparto giudiziario dove appunto i pazienti stavano a fare l'ora d'aria, insomma. Durante il giorno. Infatti possiamo trovare all'interno del, cioè all'interno del giardino anche panchine. Le panchine. Guarda. Sei sempre tu? Questo però no. Però questo non ha suonato, è soltanto illuminato. No, ha suonato. Qualche signore qua. Qualche anziano signore che qua era recuperato. Riuscite a sentirci, a capire quello che diciamo? Nella vostra dimensione? Ci fate capire dove siete? Sento? Cos'era? Rumore. Sì. I passi. Qua, davanti a me. Madonna. Sentito i passi, eh? Sì. Era qua, fermi, fermi, fermi. Sei qui? Poi ho sentito il... Senti tu? Si è illuminato? Sì, sì. Sei qui allora? Ma sei qui accanto a me? Mi fai capire? Si sente camminare anche lì. Mi fai capire quando mi sposto, sì, dove sei? Vuoi che venga verso il muro? Della struttura? Dove ci sono le panchine? Fermo, fermo. Rimanete lì un secondo. Mi sposto prima piano. Mamma. Maria, insomma, quasi mia. Sei qui? Qualcuno è qua? Mi siedo con voi. C'è qualcuno che si può sedere insieme a me? Facciamo due chiacchiere? Qui questa persona tipo si è illuminata a lei quando ho chiesto questa cosa. Sì. Sei qui in giardino, senti? Ti
Chissà quanti sono qua. Oh, io senti su. Cioè, mi avvicino alla panchina. Vi avvicinate ai nostri strumenti? La persona che ha fatto queste cose al muro è qui con noi? È qui questa persona? Questo paziente? Eccolo. Eccolo. Da solo due sbrillate. Solo il suo. Mi chiamo Francesco. Voglio sapere chi sei e qual è il tuo nome. Me lo dici, per favore? L'hai fatti tu questi? Eccolo, anche quell'altro. Ah, sei stato tu. Che cazzo era? Chi era? Sotto. Che hai fatto? Qua. Ho visto la figura là a fondo. No. Ti giuro? Che dice? Dove l'hai visto? Quello là in piedi. Dove? Fra, ma che dici? No, sto scherzando, l'ho visto qua. Dove c'è il tronco lì? Poco più indietro. Il tronco questo tozzo? Dietro. Ma come fa a vedere al buio? Era al buio, ho visto, non era scuro, era come se fosse illuminato un po'. Io si rivalli un'altra volta. Fra, lei si è sentito dei passi. Lo so, ma fatti quel punto lì. C'è qualcuno laggiù in fondo? Mi puoi parlare attraverso lo strumento? Lo metto qua alla finestra. Dimmi qualcosa. No, non mi dire gli strumenti, parla attraverso lo strumento là. Noi siamo in silenzio. C'è qualcuno qua? Che gli va di accomodarsi qui accanto a me per fare due chiacchiere, per parlare un po'. Qualcuno che riesce a capirmi c'è? Per favore. Illuminate gli strumenti. Anzi, lo strumento. Te dove ce l'hai? Perché mi è venuto in mente un nome? Cioè? Poi così da lui mi è venuto in mente un nome. Quale? Quale? Antonio. Boh, così è venuto proprio spontaneamente. Boh, guardavo qua, non so il nome, Antonio. Mi sono dei rumori lì, ogni tanto. Antonio, qua, sei qua? Sei un paziente? Vieni qui, Antonio. O chiunque tu sei. Sei illuminato? Sì? Sì. Vieni qua a sedere, per favore. Sei qui vicino a noi? Avvicinati. Si prova quelle panchine lì? C'ero prima. Attenzione, però. Non ci vedo nulla. Sì, no, un pochino sì. Da un po'? Illuminato? Sì. C'è qualcuno? Risposto. Non sentite la voce? No. No. Mi sembra di sì. Davvero? No.
O vedete col giubbotto? No, col giubbotto. Così. Boh. E il numero dello strumento. Che è umano. C'è qualche Antonio con noi? Tito? Rumore? Sì, sei anche tipo però un quadro. Guarda, guarda. Qualcuno adesso? Ti facciamo una cosa, tanto Ecobox, basta. Vai. Infatti. Troppo ambientale, troppi K2, basta. Sì, tanto ogni tanto villa, ma non sapevo che qui c'è energia. Un po' con la spirit, un secondo. Lumina? Aspetta. Lo vedi? Come qualcosa che ci affaccia dalla finestra, però. Aspetta, dov'è il. Dov'è il. Lo zoom? Non so. C'è qualcuno qua? Come ti chiami? Babbo? Babbo? Mm? Non lo senti? No. E quanti siete qui? C'è qualcuno ci gira intorno, va via. Si muovono, non stanno. Posso incuriosire da questi strumenti? Boh. Comunque se si pensa sempre noi che i manicomi sono sempre quelli posti più super infestati. Beh, dipende, sì. Semplicemente vai a cercare a comunicare con persone che a volte non parlavano nemmeno. Sì, è vero, esatto, sì. Non è detto che riesci a interagire con loro. Ci può essere quello che riesca a interagire, che è cosciente, che comunque riesca a parlare tranquillamente. Può trovare, sì, ma ci sono anche quelle persone che non parlavano, che mettevano soltanto le suoni, che magari erano agitate, che magari erano aggressivi. Mm-mm. Però non tutti erano così. Mi metto qua sulla vostra panchina. Qualcuno li va di parlare? Letto. Cosa cazzo era? Che? Cosa? Che botta! Cosa? Zitti, zitti! Che botta! Era sulla ferraglia! Ho sentito solo te. Vero? C'era questo, sì. Lo sento perché ero così con l'orecchio. C'è qualcuno qui attorno a noi? Attorno a questo tavolo? Con chi ho il piacere di parlare? Come ti chiami? Giuseppe. Dove siete in questo momento?
Francesco? Sapete chi sono? Qual è il mio nome? Quindi mi conoscete? Francesco, sei sentito? Vi ricordate di me? C'è qualcosa che possiamo fare per voi? Impossibile. Aiutami. Come posso aiutarti? Hai bisogno di aiuto? Silenzio dietro. Silenzio dietro, silenzio dietro. Disabile. Qualcuno di voi era disabile? Quanti siete in questo momento con noi? 4. Forse. Sembrava. In quanti siete a parlare con noi in questo momento? 4. Vuoi fare una domanda? In questo momento per noi è buio, è notte. Per voi com'è il tempo? Ma c'è qualche medico, qualche infermiere? Adesso non ci sembra più, Deve vedere, quello è più... C'è qualche infermiere qui con noi? Ragazzi, riuscite a vederci? Devo illuminare per farvi, per farci vedere. No, ma che illumini? Si illumina fa? Ma è l'ombra. No, ho sentito quasi se si aprisse una tipo una qualche finestra. Sai quando siamo ci qua, voglio? Vedeteci. Può essere? Vi raggiungo. Oh madonna. Voglio sapere se il paziente che ha fatto i graffiti lungo la parete è qui con noi. Un po'? Mm-hmm. E penso sia un... È qui con noi o tra di voi? Sì? Sì. Morte. Sappiamo che è morto qua, ma non è morto nel manicomio, è morto dopo la chiusura del manicomio. Beh, è morto nel 94. La sua anima è qui? È legata a questo posto? Sì, di là. Qui. Qui. Sì, su. Resta qui. Dite anche te, mm-hmm. Avete sofferto tanto? Qui comunque erano tutti uomini. Qui comunque erano tutti uomini. Come ti chiami? Ecco perché mi sono messo Antonio. Antonio, sei te? Non è più Giuseppe, io sto dicendo Giuseppe. Aiuto. Muori? Aiuto. Sì. Tu muori da giù. Vi fa piacere la nostra presenza? Avete modo di parlare con noi? Siete contenti di poter parlare con qualcuno? Ciao.
Sapete che questo manicomio è abbandonato? Sono stati chiusi nel 78 i manicomi. Sì, ha detto sì. Vogliamo andare là. Beh, qui è buono. Se non so, ma voglio andare verso la graffiti. Io si è fissato lì. Si è avuto più qui, eh. Lo so, però lo trovo anche là, l'ho avuto anche là. Vabbè, no. Senti il braccio. No, non mi sente il braccio, ma dopo. Dito? Ha detto nome. Attimo, sempre la telecamera. Ci dite il nome della persona che ha fatto queste cose? Un po' me ne vado. Voglio sapere il nome della persona che ha fatto queste cose e poi ce ne andiamo. La persona che ha fatto queste cose è qui? Cosa rappresentano i graffiti? Tante pagine. Vedi che sono tutte pagine. Questa è una pagina. Mi scriveva. Faceva così, partiva da qua, in alto, andava fino a destra. Poi non è che faceva come tutte le persone che arrivano a capo, no? Lui continuava così, al contrario. Finché non c'entrava la parola. Sì, ma erano di... Ma davvero? Cioè, dei quadrati. No. Cioè, non erano delle lettere. No, erano lettere. Sembra strano, cioè tipo questo. Tipo questa è una V, va bene, questa no, dovrebbe essere... No, qua si legge bene alcune cose. Questa è una L. Cioè, sembrano tutti quadrati. Non mi sembra. Cioè, tipo, vedi, questo è un 5, una N. No, è vero, è vero. Vengono proprio le frasi, le parole. Sono vedi, questi sono dei triangoli. Sì, vabbè. Posso che te la scrive certe cose così. Vi ringraziamo. Grazie. Adesso noi andiamo via. Siete pregati di rimanere qui e di non seguirci. Buon ragazzo, invece seguiteci sempre per queste avventure incredibili dove vi portiamo all'interno nei per giù posti in assoluto in tutta Italia. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati appunto alla fine di questa indagine, di questo video. Lasciate un mi piace a questo video, un commento, iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Bella! È possibile comunicare con un paziente? Parlare con voi. Qualcuno che vuole comunicare, parli. In quel momento il nostro registratore capta una voce e poco dopo un sospiro. Qualcuno era lì con noi? Decidiamo di effettuare una sessione con la Spirit Box, ma poco dopo accade qualcosa di veramente inquietante. State a vedere. Ciao, c'è qualcuno? Siete morti qui? State soffrendo in questo momento?
paziente. Parleresti? Tanto andiamo via, vi lasciamo tranquilli. Comunque mi sembrava di aver visto qualcuno fare capolino lì tra le porte. Non siamo qui per disturbare nessuno. Sappiamo che è un posto di sofferenza. E lo rispettiamo. C'è qualche paziente? Qualche signora, qualche donna? Possiamo entrare a salutarvi? Possiamo venire a parlare con voi? È permesso? Farfalla. Permesso, signore. Sappiate che non sono un dottore, eh? Non sono qua per disturbare. Sono qua perché vorrei comunicare con voi. So che ci siete, so che avete sofferto. Sono qui apposta per interagire con voi. Con massimo rispetto. C'è qualcuno qui con me? Inquietante, mamma mia. Qua ci ho svolto la mia prima esplorazione. Che cazzo è? Chi è che rideva? C'è qualcuno? Il registratore normale. Che cazzo era? Se c'è qualche donna che era qui ricoverata, può dire il suo nome tramite questo strumento o semplicemente parlare, per favore, in modo tale che possa capire e sentirti. Qualcuno è morto qui? In questo padiglione con noi ci sono delle donne, o anche dei uomini. Forse donne, beh. In questo momento soffrite? Avete bisogno d'aiuto? Volete che facciamo qualcosa per voi?
come se va via. Sì. C'è qualcuno? Mi fate vedere o sentire? Per favore. Sappiamo che non siamo soli. In questa struttura è stata praticata l'elettroshock? Sapete il motivo per il quale siete stati internati qua dentro? Qual era il motivo? Fate sentire la vostra presenza? Guarda, c'è un bagno, una vasca. Ragazzi, siamo praticamente dove ci sono le celle di isolamento. Che tra l'altro ci sono sia di qui che di là. L'altra volta l'abbiamo fatta da quell'altra parte. C'è qualcuno qui con noi che ci ascolta?